Il salmone con salsa di avocado è un piatto gustoso e ricco di nutrienti. Ecco la ricetta per prepararlo. Ingredienti: 2 filetti di salmone, circa 150-200 grammi ciascuno, un avocado maturo, un limone, succo e scorza grattugiata, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, sale e pepe. Inoltre potrebbero servirti, se desideri, un ciuffo di coriandolo fresco, uno spicchio d'aglio e un peperoncino fresco o in polvere. Cominciamo con la preparazione della salsa di avocado. Taglia l'avocado a metà, rimuovi il nocciolo e preleva la polpa con un cucchiaio. In un frullatore aggiungi la polpa dell'avocado, il succo di mezzo limone, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, sale e pepe a piacere. Se ti piace puoi aggiungere un po' di coriandolo fresco, uno spicchio d'aglio e un pezzetto di peperoncino per aggiungere un tocco piccante. Frulla fino a ottenere una salsa cremosa e omogenea. Assaggia e regola di sale e pepe se necessario. Metti da parte la salsa. Prendi i filetti di salmone e controlla che non ci siano lische. Asciugali con carta da cucina, poi condiscili con un pizzico di sale, pepe e la scorza grattugiata di limone. Riscalda una padella antiaderente a fuoco medio-alto e aggiungi un filo d'olio d'oliva. Una volta calda, adagia i filetti di salmone con la pelle verso il basso. Cuoci per circa 3-5 minuti, fino a quando la pelle non è croccante. Gira delicatamente il salmone e cuoci per altri 3-5 minuti lato polpa, o fino al livello di cottura desiderato. Servi i filetti di salmone con sopra un cucchiaio generoso di salsa di avocado e, se lo desideri, decora con ulteriori foglie di coriandolo. Ricorda di iscriverti al canale per rimanere aggiornato con nuove ricette e visita il nostro sito web per altre deliziose idee culinarie.